arrampicata e divento Mister YouTube, divento tipo un messicano. Servo caldo! Ma che fa qua? Gliela mettiamo? Ecco il baffo bianco. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, trucchini e trucchine, vedete che sono abbronzata. Bentornati sul mio canale. Sì, ho anche varie macchie in viso, ora ne parleremo. Io sono Gaia, questo è Senza Trucco, quello è Trucchino, la nostra mascotte è sempre stato lì, non vi preoccupate, soltanto che, insomma, i riflettori mi fanno soffrire ed ecco perché io mi sventolo in continuazione. Ma oggi avevo bisogno della mia postazione, fatemi sapere se vi è mancata, perché dobbiamo andare a ricreare un filtro di TikTok che ve lo giuro sta facendo impazzire il mondo, anche me l'ho provato e penso che ricaricherò questo TikTok qua sugli shorts, che è il filtro lentiggini. Quindi in questo video andremo a ricreare il filtro lentiggini. Se mi seguite su Instagram e su TikTok e vi straconsiglio di farlo perché cioè vi perdete. No vabbè, io che faccio la deficiente in diretta, solo questo. Insomma, sicuramente lì già lo avrete visto e avrete visto l'utilizzo di questo filtro da parte di altre persone. Ma prima di cominciare, perché questa cosa? Se volete supportare il mio canale, vi invito ad acquistare una delle mie tinte labbra senza trucco cosmetics che trovate su Amazon. Una la utilizzeremo anche in questo video, che trovate in 5 colorazioni, di cui 3 nudi e 2 rossi, uno rosso normale, un altro corallo, e che sono 98% naturali, biologiche, lunga tenuta, maxi formato, profumo che... Trovate tutti i link in descrizione. Ma veniamo a noi. Io adesso faccio una bella registrazione schermo e vi metto proprio. Allora, io voglio creare un nuovo video, no? Quindi faccio più. Ok, ci siamo. Ruoto verso di me, se questo coso si leva, perfetto. E già ho il filtro bellezza. Va bene, mettiamo. Ho messo tra i preferiti questo filtro lentiggini. Allora, guardate che cosa assurda, perché praticamente voi state vedendo, intanto qua, fermiamoci un secondo, e questa che ho qua è una macchia solare che mi spunta ogni anno, io posso mettere la protezione 50, o mi infilo la testa sotto la sabbia, oppure è matematico che qua mi spunta una macchia, perché comunque se io anche un mese prima ho fatto la ceretta, questa zona è più delicata e divento Mister YouTube, divento tipo un messicano, ma va bene. Passando al filtro, allora quello che fa questo filtro è innanzitutto levigare tantissimo la pelle. Poi le labbra non le accanotta più di tanto, ma da tipo... Sì, io vedo che ci metto l'unghio, dà un effetto sfumato, un colore molto naturale che ricreeremo con una tinta. Lentiggini con la pala, attieni, piglia, te le porta a casa e regalale a tutta la famiglia. E poi ho l'impressione che mi sollevi un pochettino l'arcata, vediamo? No, non mi pare. No. Ho gli occhi grandi e basta, ma mette tipo un pochettino di eyeliner, zero ombretto, cioè le lentiggini sono anche sugli occhi, incredibile. Fa un po' di contouring al naso, è la mia patatina un pochettino più stretta, e mette dei ciuffetti di ciglia, cioè sembra molto molto semplice, qua c'è pure un po' di fard, quindi adesso proviamo a ricrearlo insieme, vediamo se ci riusciamo, io mi scatto anche una foto, faccio anche la foto del pre. Ok, se siete pronti, cominciamo con la trasformazione. Mi raccomando, mettete like. Io già, no, forse è troppo esagerato. Mi raccomando, mettete like se questi video vi piacciono, se volete ricreati altri filtri e vediamo soprattutto se ci avviciniamo alla finzione. Innanzitutto, a viso pulito metto un siero oppure mettete un primer, la vostra crema idratante, quello che di solito utilizzate perché dovete levigare bene la pelle. E sostanzialmente d'estate io non metto quasi mai fondotinta perché ho un colorito talmente acceso che non lo metto, però dato che ho queste macchiette lo metterò e lo mescolerò un pochettino con un correttore marroncino. Metto qualche goccia random di questo, giusto perché devo dare un aspetto molto abbronzato, e poi un po' del mio fondotinta che in questo momento per me è troppo chiaro, per adesso sto utilizzando, sto terminando in realtà questo di Maybelline. E lo mescolo per bene, spugnetta bagnata, mi raccomando, la mia è già bagnata, è bella cicciottella, l'ho appena lavata. Mi
immediatamente mix and match. Andate anche al di sopra delle labbra perché dobbiamo realizzare un po' quella sfumatura. Sono caldo! Oh. Adesso uso un fondotinta correttore in stick da mettere, diciamo, nella zona delle occhiaie dove ho un po' di macchiette per uniformare. Ma che fa? Qua gliela mettiamo? Ecco il baffo bianco. E sfumiamo per bene. Mentre ho il viso ancora umido, faccio un po' di contouring, che è fondamentale, quindi mettiamo un po' qua. Questo è un correttore, l'ho scelto più scuro, così. Sapete quei prodotti in offerta da Sephora? Che li mettono a 2 euro e ci sono sempre di colorazioni che non sono le vostre? Solitamente sono quasi sempre quelle scure. Ecco, questo è il miglior modo per comprare un prodotto per il contouring. E facciamo anche poco poco il contorno delle labbra, perché quello che fa questo filtro è proprio leggermente spingerle verso l'alto, quindi 1, 2, 3 e 4. Qua. Guardate già che effetto plumping. Mi piace tantissimo. Passiamo adesso alle sopracciglia, che dobbiamo pettinare e disegnare. Le pettino con questo scovolino pulito perché non trovo il mio pettinino per sopracciglia, ma ha anche un suo senso questa cosa. E con questa pennina vado a disegnare le parti mancanti. Guardate che sottile, che precisione. Guardate come ho ridisegnato in maniera naturale il mio sopracciglio e adesso ancora devo andarla a definire, quindi faccio la stessa cosa dall'altra parte. Il secondo sopracciglio è fatto ed è pronto. Correttore, fondotinta e stick di poco fa, definisco qua sotto l'arcata. E ho delle sopracciglia perfette, che secondo me sono meglio del filtro. Stupende, secondo me stupende. E poi ne metto un po' così con il dito anche sulla palpebra, perché anche se non metteremo ombretto visibile, ce ne sarà un pochettino. Brow Fast Sculpt. Prendo il colore che si avvicina di più alla mia carnagione in questo momento, ci tengo a precisare, che è questo qua, e lo passo con un pennello su tutta la palpebra. Un po' di colore più chiaro, questo qua tipo champagne, un po' shimmer, e lo poggio qua per dare un po' di luce, alzare un altro po' lo sguardo. Con un pennellino di precisione prendo un marroncino più scuro e lo passo nell'angolo esterno. Devo cercare di creare tipo una specie di riga di eyeliner. E passiamo, prima delle ciglia finte, perché applicheremo dei ciuffetti, alle lentiggini. Io, per fare le lentiggini finte, in questo periodo sto utilizzando nei colori più chiari questi pennarelli di L'Oreal, che si chiamano Micro Tatouage Unbelievable Brows. Chiaro, 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 chiaro. E li metto proprio a caso. Vedete, cioè praticamente devo calcare, sennò manco si vedono. E questi li metterò tipo sugli occhi. Erano anche qua. Quindi metteremo lentiggini ovunque, ragazzi, ovunque. Ma ho dimenticato una cosa, ragazzi, errore. C'era il fard pesca. Quindi devo mettere un po' di questo sulle gote, che dobbiamo fare l'effetto bronze, me l'ero scordato. Meno male! Questo è un lip gloss bio di una marca che si chiama All Tigers, ma va bene
qualsiasi lip gloss voi abbiate, il numero 701 è improponibile sulle labbra, quindi lo uso sempre così, perché è troppo acceso per la mia carnagione, cioè a me non piace. Ok, il Blondie. Sì, è questo che manco si vede, quindi questo tutto sugli occhi, sul naso. Sì, questo con l'abbronzatura non si sta vedendo, di solito lo usavo. Vado con uno un po' più scuro che è il 105 Brunette, questo proprio punta perché questo macchia di più. Andare con il 108, ragazzi, questo è scurissimo, e vado a scurire il mio neo naturale che non si vede più. Ok, questo era il mio neo. E fare dei micro puntini. E adesso prendo il mio senza trucco Bio Liquid Tint nella colorazione 02, che è un nudo un po' più mattone, e devo metterlo piano piano al centro, però diciamo che devo creare qualcosa che sia come a salire, è sfumatissimo, quindi mi concentro sulla parte centrale e poi sfumerò con un pennellino. Questa parte è fondamentale. Utilizzo il pennellino e sfumo. La cosa bella di questi rossetti è che non si asciugano subito subito, e quindi con queste tinte possiamo anche fare questo discorso. Non ci credo! Ragazzi, ci sono riuscita, una meraviglia. Adesso passiamo ai ciuffetti di ciglia. Io sto utilizzando questi ciuffetti qua da 12 mm perché è proprio una cosa molto evidente. E voilà, fatto. Adesso aspettiamo che si asciughi la colla. Nel frattempo mettiamo un po' di illuminante. Utilizzerò una goccia. Questo, ragazzi, sembra lo scettro di Sailor Moon, invece è il correttore di Jeffree Star con questa stella che è un'arma letale. Ne metterò una goccia perché è proprio un colore chiarissimo. Illuminante, wow. Anche ai lati. Così facciamo un po' di contouring. Adesso un po' di mascara. E questo è il risultato finale, ragazzi. Ho fatto il filtro lentiggini, secondo me ci somiglia davvero tanto. Voglio prendere la foto che ho fatto poco fa, così vediamo. Allora, le labbra in teoria dovrebbero ancora essere più chiare, però secondo me in foto altrimenti non si vedrebbero. Posso provare a schiarirle un pochettino con il mio rossetto 01. Questo è il filtro lentiggini. Dai! Dai, che ci somiglio! Mi piace un botto, è super simile. Adesso farò un'altra ripresa. Cioè, ragazzi, è uguale! È uguale! Quindi faccio una registrazione schermo e vediamo con e senza filtro la differenza. Vediamo. Cioè, ragazzi, è praticamente uguale. Mi ha un po' fatto un altro po' di contouring, una serie di lentiggini infinita, ma sono identica. Cioè, identica. Yeah, ce l'ho fatta. Quindi questo è quanto. Fatemi sapere se lo volete ricreare, cosa ve ne pare, se mi è riuscito. Secondo me sì, tantissimo. E non vedo l'ora di registrare altri video con questo bellissimo make-up. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!